Partito Fontana da Borgo Valsugana a Bolzano. Come mai sei qui? A parte per trovare me. Per trovare te. Però c'è anche qualcosa di tuo a Bolzano in questo momento. Sì, incontri, il progetto con Denis Isaia, curatore del Camere delle Meraviglie, esposizione presso una delle sale d'aspetto della stazione. E infatti in una location un po' particolare alla stazione, qual è il tuo progetto specifico, perché poi ci sono anche quelli di altri artisti, tu cosa hai fatto? Ho fotografato con il mio occhio quindi alcune di queste camerette con i proprietari, cercando appunto di scovare qualche particolare oltre al ritratto del ragazzo, della ragazza stessa, che mi raccontasse qualcosina, una storia, e mi sembra di esserci riuscito. È un aneddoto di questo entrare nel privato dei giovani bolzanini? Sì, no, tutto molto, molto carino e divertente, e persone molto aperte, sia i genitori che i ragazzi stessi, molto incuriositi, diciamo, questa cosa qui. E mi sembra di aver percepito nessun problema nel mostrare anche i cassetti aperti, insomma, cosa molto, molto carina questa. Tu sei trentino, ma sì, sei comunque un fotografo, insomma, noto e conosciuto un po' dappertutto. Qual è però per te il valore dell'essere trentino e dello stare, di vivere comunque nella tua terra? Sì, avere la possibilità di muoversi, che vuol dire anche la possibilità di ritornare, quindi direi che sono queste le cose principali a cui sono affezionato. Siamo in un luogo pubblico e quindi passano i bimbi. Leggendo insomma la tua biografia e un po' le cose in cui ti sei mosso e ti muovi, saltano all'occhio due cose. La prima, ed è anche questa una realtà comunque locale, Centrale Fies. Mi racconti un po' cosa hai combinato con i ragazzi della Centrale? Sì, per il progetto di quest'anno, tema We Folk del Festival, sono stato chiamato un po' per la ricerca dell'immagine, che comunque è stata ben delineata da Virginia, insomma, Dossi, mm-hmm, e tutto. Tutta la crew, ci siamo riusciti a riunire dei simboli, dei colori, l'immagine che poi è... E quindi il frigorifero con le corna è una tua creazione? È roba nostra. E un'altra cosa invece che appunto salta all'occhio nella tua biografia, poco dopo Centrale Fies, Playboy. Perché no? Raccontami un po'. Davvero, Playboy è una di quelle tacche che metti sulla carlinga dell'aeroplano, no? Secondo gli abbattimenti. Playboy sì. Punto. Okay, quindi ce l'andiamo a guardare, a scoprire cosa hai combinato Playboy. Però un'altra cosa, esattamente all'opposto, foto a soggetti religiosi. Sì, grazie. Madame. Grazie, ecco qui siamo, il bello della diretta. Grazie. Soggetti religiosi, sono religioso a modo mio, mi piace l'estetica del cattolicesimo, non è per provocare, non me ne frega niente di utilizzare questi giochini qui, ma sono cresciuto con queste immagini qua io. I miei collezionisti, quindi avevo alle pareti crocifissi del 600 da bambino, quindi ho mischiato queste immagini che avevo attorno, sfogliando libri di fotografia di Maple Torpo, i fumetti di Manara, quindi da piccolino c'è, cioè, sesso e religione, ma come immagine, come colore, tutt'uno. In tutto questo poi la moda come entra nel tuo immaginario, nel tuo modo di lavorare? Entra
forse come non moda, nel senso che sono attirato dal quotidiano, dal normale. Quindi quando c'è un committente, un cliente illuminato che capisce questo, insomma, con il quale mi trovo in linea, si possono fare delle ottime cose senza fingere, senza post-produrre, senza creare dei pupazzi isterici, tipo di immagine che non mi appartiene. E io mi sono segnata una cosa che ho letto su di te. Crudo, sexy, provocatorio, esplosivo, anti-fashion. Ti ci ritrovi? Sì, sì, sì. Questo è un curatore spagnolo, forse, che ha scritto. Sì, crudo, sì, nel senso che non necessita di particolari orpelli durante la preparazione. Sexy. Sexy, le immagini che produco, sì, ci sta tutto. Provocatore esplosivo è l'azione forse di quando scatto, non preparo molto, non uso orpelli tecnici, luci, studio di luci, cose varie, sono molto diretto, quindi per me è il rapporto con il soggetto che vado a fotografare, che può essere una persona, come una borsetta, come qualunque altra cosa, piuttosto che non ho l'interesse tecnico, cioè più c'è sviluppo tecnico, più il medium è sviluppato, cioè rappresenta una masturbazione che non mi interessa, non appartiene. Hai fatto un sacco di cose molto diverse, alcune velocemente le abbiamo elencate, quelle che forse saltano anche più all'occhio. Qualche desiderio ancora inespresso, ancora da realizzare? No. Sto andando avanti molto bene, vedo che vengo chiamato per questa particolarità che ho, forse, e quindi bene, avanti così. E un consiglio che daresti a un giovane aspirante fotografo? Di fare foto e di non usare lo zoom che rende pigri. Ok, grazie mille Dino Fontana, grazie, speriamo di ritrovarti presto magari sulle pagine virtuali di France Magazine. Wow. Ciao. Ciao.